Ok, andiamo avanti un po' con la storia. Ok, bene. E visitiamo il mondo Olimpo. Ah. Beh, you okay? Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. You really handle those things. Are you here to enter the games? What games? The games. To see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hey, where are you? Front and center right now, or I'm packing on another 1,000 laps. Hey, Jack. Gotta go. The Coliseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime. A competition. I should find out how strong I really am. Vabbè, ma sai come è fatto Twitch? Non si è perso niente. Ci abbiamo aiutato Ercole. Ha detto: guarda, che ci sono i giochi come sempre sul Monte Olimpo. E te ci vuole partecipare. Qua non penso che troviamo nulla, quindi andiamo avanti. No, niente arene qua. C'è un'altra parte in cui ci sono le arene. Non in questo mondo. Pains me to see it.
All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Kaibosh, darkness inside. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere. Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. Coin battle. How do I conquer the darkness? Easy. You sign up for the games. I know, I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time. Sera Bear. Ok, andiamo avanti. Avi. Ricetta super attacco. Mega pozza. Sempre aspettando la nuova serie, perché esce la nuova serie di Quixos. Ok, album. La figurina è questa qui. La piazziamo. Perfetto. Ne abbiamo prese tutte al Monte Olimpo. Ok. I tesori al Monte Olimpo ne mancano due. Come vedete, ho già tipo messo le abilità un po' più forti. Cosa ti dà attaccare tutte queste figurine? Te lo spiego subito. Attaccare le figurine ti dà... No, qua. Queste cose. Al 20 un cristallo vigore. A 40 fuochi d'artificio. 70 mors tua, che è una mossa. Poi c'è incrocio sonico. E l'ultimo è uno stile di lotta, che è il ritmo mixer. E in pratica ti serve per completare il diario. Sì. Anche qua non c'è niente. Andiamo dentro, dai. Ma buonasera, Vale. Ok, una mappa. Oddio, dov'era l'altro tesoro? Colpo fire. Ma terra è come ci fece noi, ignorante. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now, height and weight. What's this? Favorite god? Kratos.
No, Kratos! Ade non sa bene cosa sceglie. Kratos, il mio preferito. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Ok, meniamo le mani. Nations. Perché questo è un pochino... Ok, terza forma, trita roccia. Ok, ce la fai fare vedere la mossa finale della trita roccia? Ok, da questi qua sì. No, è lo stile, ma vi faccio vedere la parte, l'epilogo, se lo carica, eccolo. Aha. Quello più bello per me di terra lo vedremo tra un po'. E questo è il tiro finale, il tiro che ho sbloccato. Ok, PS massima aumentati. Quello è il tiro che abbiamo avuto quando siamo caduti nello impatto sonico. Come siamo caduti quando abbiamo usato lo squidda per combattere Braig. E ora ce lo mettiamo subito, impatto sonico, che praticamente, tra l'altro, farmando messo pure parata recupero, che se ci difendiamo bene recuperiamo un po' di SP. E impatto sonico, che se prima ti ho guardato mentre stai scattando, oltre ad andare più avanti, fai un attacco. Tipo, una cosa del genere. È il suo nome! Vai con la finale. Chissà chi incontreremo in finale. Plan B. E chissà chi è questo. I've conquered the darkness in my heart. I'll never have to fear it again. Sì, Jack è lui.
Ok, non ho preso, bene. Vediamo se vediamo la sua desperation. Aia. No, qua mi sbaglio sempre. Ok, basta. Bene. Sapevo che non era finita. È stato scoperto Massimo Decimo Meridio. Oscuro. Allora. Vabbè, un po' meno. Questa si deve forse evitare. Bene, più comandi nella console. E mi metto di spalle con la faccia imbronciata perché sono duro. E perché fa figo. Mica terra, un cazzotto pesante hai dato.
Ora puoi fare l'insitare con, di insitare, dimensionale con Zack e eroica. Abbiamo finito anche il Monte Olimpo. Terra X Zack. Ok. Abbiamo un posto in più nello slot. Che schifo, non ciò non ci fa. Colpo fissità. Buono. Sfer. Allora, qui è un potente che infligge ingenti danni quando sfera colpi critici. Avettiamocelo. E vi diamo uno spazio a saluto. Sconfiggi tanti Nations. Ok, con X e quadrato si attacca e con quadrato. Con X e tengo si attacca e con quadrato ci si difende. Ok, PS massimo aumentati. Lì. Mi sa che o forse sì o, però mi sa che non ci sta Plickly qua. Yes, Grand Councilwoman. I've confined him until we can determine what he is. Take cover. Leave it to me to handle these fiends. Whatever you are, you're under arrest. Eventually. First. I'll give you a fight. E andiamo. Yeah.
very impressive display. Jumba. Wait! You help! I have been imprisoned on the continuous time. Is that so? I am innocent purpose to create a galaxy most constructed, constructed features of all time. Why my experiments would annihilate features you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. They take him away from me and throw me here in small, stuffy, rather badly lit. So powerful? Exactly. Everyone always gets anti-enchanted when somebody more powerful is in the neighborhood. You understand? Uh-huh. We must make the rest of him, or he'll be banished to far reaches of space. Okay, then. Take me to him. Experiment 626. His name I give to adorable fluffy creature you're helping on the rescue. And I am genius scientist who created him, Dr. Jumba Jukina. I'm a tear. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Ok, ma prima... No. Gran salto. Cacchio. Ok, ok. Qua c'è qualcosa di buono. Cristallo vigore. Nulla. Nulla. No. Mega etere. Ok, dovremmo salire più su. Là non c'è niente, là. Beh, non è quello che volevo, ma ok, abbiamo preso. Ok, morsa tua. Questo è molto forte e penso che sprechi 2 o 1. 1. Però è molto più forte con il... Mettiamolo, sempre meglio di niente.
Okay. Perfetto. Forza brutale, forse questa è meglio. Colpisci i nemici schermamente in aria con un potente attacco rotante. No, forse è meglio forza brutale. Mega pozza e... Ho preso tutto? Sì. Possiamo prendere avanti. Sì, andiamo via. Ok, questo è... Dove sta? Questa è forza brutale. Aia. Ok, non ci aiutava niente. Questo cos'è? No. Qui. Ok, di qua. Giusto. Ok. Cristallo vitalità. Cristallo striato e... Buono. Ok, andiamo a vedere prima qua se c'è qualcosa di interessante. Se si può entrare prima di tutto. Ok, qui no. Però qua sì. Yeah.
Bene, ci dà Tundara. Mi stavo buggando male. E vabbè, però. No, ci sono alcuni forzi da prendere, non posso alzare la gravità. Ah. Vai. Deflagrazione. Ok, mega pozza. Cristallo sazietà e... Bene, nulla. Un etere, Figurina UFO. Allora, amazing, is it not? Such tremendous power in such truly, he's the one and that's the only. The mightiest creature in all of galaxy, and his only singular instinct to destroy everything he touches. What? Oh,
When did you... Give that back! Bullet is already marked for destruction. No, stop! My friend gave me that! Oh? Friend! Are you joking? That concept is totally lost on 626. Funny. This whole time I've been telling myself I want to be stronger, more independent. But the second I let my heart do the talking, I find out how little I really know myself, and how much I miss them. That experiment of yours, you sure about him? Maybe in his heart he wants friends, just like the rest of us. Impossible, Betty. He has no actual feelings, only destructive instincts I have carefully chosen for him. Or perhaps you need another demonstration of my evil genius. Aia! Lampo mania, buono. Some way to make things right. Prossimo mondo. What are
me, Captain! Back! You must get me, treasure! Leave him to me. Ok, gran salto 3. Cavolo. Ho sbagliato. Ok, buono. Certo, Terra, che sei proprio un credulone. Vabbè, potremmo anche dire che ne sa lui di questo mondo, chi sono, chi è chi. Vediamo un po' con la console di comandi. Quasi. Quasi, dai. Vediamo l'iperenergia com'è. No, ci teniamo questa. Andiamo. Yeah.
mappa. Gran pozza. Gran pozione da qua. Perfetto, dopo usiamo bene sta roba. Un elisir. Catalizzatore buio. Mi sa che faceva cecità, eh. Allora, a volte l'oscurità salta ai nemici più lontani, può provocare stato smot portando a 0 PS del nemico in 5 secondi. E io direi a posto di Lama Chaos. O sbaglio, cioè, questa potrebbe essere buona. Merda. Ok, quello è un mimic sicuro. Ok, figurina arcobaleno. Ok, andiamo.
Dai, andiamo un po' avanti. Sapevo che c'era qualcosa qua dietro. Mega pozione, andiamo avanti. Qua c'è un Mimic e Geo Impatto, che è pure buono. Ok, a posto di sti due, dai. Così ve lo faccio vedere anche già impatto. Ci metto un po' a caricare perché è potente sta mossa. Qualcos'altro di buono? Gran pozione. E andiamo. Panacea. Arsolum. Arsolum che è praticamente l'ultimo arcanum. E costa 2. Però vorrei aspettare di avere un altro slot così da metterglielo.
star I was mentioning to ye? Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. Yeah, but Captain, most shooting stars twinkle for a bit and then they go out. But this one, it kept on sparkling and shining even after it crashed down. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? We've a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. Guarda la ricompensa che ti serva, eh. Torniamo indietro. Andiamo. Cosa? Ok. Merda. Ok, come? Scusa, due ve la faccio vedere un attimo.
Dai, che ce la facciamo. Ah, posso mettere Assassorum adesso. Sunderina gelosina. Che tira calci come Chuck Norris. Cioè, che calcio gli ha tirato a uncino? Yos. Che tuccine belle. So much for the pirate treasures. Did you guys really want the jewels and gold that badly? Se no potete darli a me, dateli a me. Io non mi offendo. I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you. Tipico. Ma dove tenetevi tesoro dentro di voi? Noi ci teniamo dobloni e gioielli. Ok, fior di fata. Siamo proprio delle persone malvagie, truffiamo dei bambini. Guarda dove ci troviamo. Cosa, Water Jack? What am I supposed to do?
Ma la vieni a vedere. Ragazzi, vi metto un attimo un meme che abbiamo trovato io e Manu, cioè che ha trovato Manu in Riku con una K, altrimenti Riku è quella di Final Fantasy X. Comunque, a Berra Jack metto un attimo un meme sulle pagine di Discord. Così sparato in faccia proprio. E guarda un po', cioè, se avessi fatto in ordine cronologico vi sareste spoilerato Riku di Kingdom Hearts 2. Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny gli avremmo. Is a much bigger one. Non ho capito. Che abbiamo beccato un errore di traduzione. Non è affatto disturbante, Terra. GG per te, Ber. Rick boy. Oppure aspetta, chi era? Isoka. E questo è Geoflagello. Comunque, avete capito adesso? Quindi Jack, tu pensi di aver capito cosa? Un cazzo! Ora, non mi ricordo se viene spiegato, se no te lo spiega Bear. Man,
Cosa non c'hai capito? Allora, perché siamo andati sulle isole del destino? Beh, ti ha spiegato, perché siamo guidati da, siamo stati guidati da Luce per arrivare da Riku. Il che è perché hai visto Xehanort? Perché Xehanort è originario delle isole del destino. E Terra avrà visto attraverso, attraverso Riku il suo futuro. A grandi linee. Poi se Ber vuole spiegare un po' più precisamente... Ah, posso rislemmare o ci metto questo Arsosorum? È la cerimonia che tu hai visto praticamente. E questo è Kibet potenziato di terra. È vero, cosa è successo? Tu intendi dove? Tutto quello che ha fatto Terra? Ma ah, probabilmente forse potremmo finire la storia di Terra in questa live, eh? Credo proprio di sì. Anzi, te l'ha fatto vedere in primo piano, se è quello che penso. È la parte che ti ha fatto vedere in primo piano, Ber. Allora, quella. Dai, Jack, ci puoi arrivare subito. Duit, Terra, Duit. Ah, questo è lo stile di comandi che mi piace a me. Questa è quella che mi piace. Di la vita, Ber, l'impulso oscuro, lo stile di è bello come stile di comandi. Dai, Jack, se ti arrendi, diccelo così. Non il frutto. È una cosa che ha fatto Terra a Riku. Quella parte. Il suo due Keyblade. Quasi ci sei arrivato, però. Ci sei arrivato comunque, Jack. Diciamo che ci sei arrivato. E qui è tanto. Tu eri il prescelto! Dai, Jack, continua. Bravo! Vediamo se Jack ci ha fatto tutta la frase. Tutta la scena. Più o meno sì. Cioè Terra l'ha fatto con una cerimonia. Poi vedere più avanti cosa succede. Diciamo che deve esserci la
se mi ricordo bene, Berserk, correggimi, deve esserci la volontà del... non la volontà. Oddio, per quello non è così. Aiutami tu, Ber. Allora, questo è impulso oscuro. Ecco, impulso oscuro. Vabbè. Vieni qua. Bam, bara boom. Minchia mia. Guarda la desperation. Dove sta andando Aracus? Quella spada laser. Minchia. Oh, basta di... Yeah! Innominata. Stunlock. Cioè, cazzo, basta stunlockarmi. Cosa abbiamo avuto? PS massimi, buono. Ben! Quanto è Ben Kenobi? Cioè, guarda, quanto è... Vabbè, lo stesso Obi-Wan. In che senso vale? Allora, secondo me, in inglese hanno visto sta scena, hanno visto la parte di terra e hanno detto: ok, questo è top Anakin Skywalker, a chi lo facciamo raddoppiare? Eracus? Prendete Mark Hamill, vai! Magari Zoghetera non voleva proprio ammazzare il suo maestro. Si chiama bipolarismo, va? E lui è tanto Sidious da sta parte. Comunque Jack... Jack, quanto è Anakin e quanto è Obi-Wan, Terra ed Eracus? Novas. Ah. Ma quanto... Io non mi stanchi mai di dirlo, ma quanto cazzo è bello l'occhio che scruta. Quanto cazzo è bello quel Keyblade.
La terra di partenza è tutta distrutta adesso. No, no, è sempre terra di partenza, ma è a pezzi adesso, distrutta. E invece, ecco, questo è un altro Keyblade bello. Keyblade ha potere indescrivibile, il potere magico è scarso, ma il raggio d'attacco è ampio. Per terra è fortissimo, visto che lui non deve usare le magie. Allora, oggetti. Pandemonio. Cioè a meno 2 di magia. Hanno uno bello di Kibed. Questo è bello, è molto bello Pandemonio. Ok, la storia l'abbiamo completata tutta, quindi ci manca solo. Sì. Quindi qua ci sono le Omega Weapon. L'ultima weapon qua c'è. E te la farò vedere su un altro salvataggio. Anche se però penso che, non lo so, volete che carichi il salvataggio dove c'ho tutte le armi? Tutte le abilità al massimo, così ve le faccio vedere tutte, quelle di terra. Si è visto un Lucky Emblem. Però userò Pandemonio, non userò l'alchimia più forte che c'ha. Ok, fammi arrivare al prossimo punto di teletrasporto, che qua penso che ci sia un bel po' di trama. Griffith, dite nothing wrong. Qui più o meno è terra, dite nothing wrong. Allora, domanda lecita, cosa è stata, aspetta, cosa è stato combattuto per avere 1000 Keyblade? La guerra dei Keyblade che vedremo in, che rivedrai in Union X. È una cosa che è molto prima di Bad Bad Sleep. Non so quanti anni prima. E vabbè, vediamo un poco. Si devo eliminare così. Yeah.
Dai, è stupido. Ah. Cerchiamo di arrivare subito al prossimo punto. Dobbiamo ottenere delle casse. Ok. Lì si fa il combattimento finale. Ma visto che me la voglio fare un po' più preparato, facciamo così. E carica. Non ti dice manco la... Ok, dovrebbe essere questo sicuro. Allora, no, sbagliato. Ok. Allora, console di comandi, posto di meteora mettiamo catalizzatore buio, se lo trovo. No, ho la catastrofe, dai. Questo è il keypad più forte di tutto Bethesda. Però, non, visto che non ci vogliamo proprio... Questa è l'illuminata. Chiave di Vanitas. Questo è quello che hai tutta la roba. Divora tenebre. Mi sembra quando batti... non mi ricordo chi, mi sa una roba di Vanitas. Vabbè. Vivo la tenebre, Ghiottona, ultima weapon, questa del Bethesda. E ora ci mettiamo quella del gelato ritmato, sì. Che arriva in Italia, seppure è bella. I ricordi del mio... Vale, non ce lo ricordare a noi. Che abbiamo fatto peggio con il gelato ritmato. E lo vedrai quando faremo con Ventus. Ok, andiamo avanti. Penso che durerà poco, cioè... Abbiamo molto, molta vita. Ed eccoci pronti. Un po' peggio, forse. Vale che pure l'ha visto giocato da Bloody, si ricorda i dolori e il Vietnam assoluto di quella roba. Cioè, il gelato di ritmato è il male. La posso capire. È il male fatto minigioco. Stupid and help saying or do it.
the Master. He tried to hurt Ben. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Zayn would set the whole thing up. Also, I could awaken the darkness inside. You were right up there. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. Dai, yeah. What else is darkness but hate and rage? Certo. Forse Bad Bazaip è l'unico Kingdom Hearts che Vale conosce bene. Eh sì, Jack, tu non hai preso robe belle quando ti è capitato. Comunque nota Jack che Keyblade è scritto con la Kai, non con la Key di chiave. No, 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 è scritto proprio così, con la Kai, sembra sia greca, non con la Key, è scritto così perché così è. Non è un errore di traduzione. Eccoli. In che senso la regola dei due? Bomba, ecco. Figure merda proprio. Quanto sborone Vanitas. Io sto zitto a quello che hai scritto tu, Jack. Beh, Berserk, se hai capito perché devo stare zitto, hai detto la frase di Jack, rispondimi con un K.
Madonna, fai proprio pena. Cazzo. Cioè, sei una pippa. È un Jack Frost, Ben. Oh, guarda che è arrivato. Non lo conosco, Jack Frost. Ok, Jack Frost ho detto, scusami. Jack O'Lantern. Volevo dire Jack O'Lantern, no Jack Frost. Bello. My friend, Ben. You tell me, Xehanort. Purtroppo penso che sia debole come persona. Veniamoci con Xehanort. Ok, sconfiggi Vanitas e Xehanort. Ok, subito. Ok. Vai, catastrofe! Vabbè. Ti avevi raggiunto comunque, anche se sei saltato indietro. Prima fase è andata. Cioè, guarda, ma se Xehanort proprio senza sforzo. No, padre nel senso come... Perché lui lo vedeva come un padre. Non era suo padre. E vabbè, più nel lato oscuro, Terra. Dark Blizzard. Mm.
Ok, la volevo oscura, giusto? No, boato astrale. Mio. Non è ancora finita. Rimani fermo, mi raccomando. Pirla. This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And also te ricordi sta frase, Jack? Da dove? Ah sì, vero, questa è la best host. Rage Awakened. No, non è diventato uno Shadow. Questa è volontà residua. Ti ricordi quello che abbiamo sconfitto nel 2? I senti le volontà. Questa era l'ultima volontà di Terra per sconfiggere Xehanort, che ha preso il suo corpo. Adesso Xehanort è entrato nel corpo di Terra. No, non ho contato la scelta. Però zitti, sentiamoci Rage Awakened. Vedevo questo è Axe Solum che sta usando. E basta spammare però, eh.
Quella oscura. Cioè, che bello che erano messo le mosse che è con terra. Già impatto. E dai, però te l'ho fatta prima io. No, cazzo. Data. Beh, avete anche sentito Rage Awakened? Set this right. Ok, metto un po' così perché non so se ci stanno scene post crediti. Ma mi sa di no, Berserk, dimmi se ci sta qualcosa. Saluto e stacco. Ma anche se probabilmente non c'è un cacchio. Comunque, che ne pensate? Tecnicamente no. Puoi controllare velocemente? Ma mi sembra che non ci debba stare nulla. Devo fare la route di Ventus adesso.
Ma che dici, Jack? No, non c'è nulla. Ok, bene. Io direi di... Io ogni tanto mi sto sentendo simple e incline ed è stupendo. Jack, Zora, che mi preparo per andare in palestra. Vabbè, quindi abbiamo finito la route di terra. Ci sentiamo domenica prossima per fare la route di Ventus. E quindi ringrazio Jack, Vale e Ber che mi hanno seguito. Io vi saluto qua. Ciao a tutti e alla prossima. F per terra. Tanti F per terra sulla chat, che tanto vedo solo io. Dai, voglio un po' di F per terra. F per il buffo Ventus, F anche da parte di Vera. Vabbè, quindi ciao a tutti e settimana prossima per Ventus.